In questo periodo sto lavorando su Patangeli insieme ad altri insegnanti come Angelo Romani, Sara Fontana, Lina Coppola, Maria Mantarro, eccetera, eccetera. E discutiamo, parliamo, cerchiamo di tradurre sulla base di traduzioni di altri, ovviamente. Ma quello che è interessante, che ribadisco spesso, sono i commenti. Beh, almeno fino al 1912. Le pubblicazioni dello Yoga Sutra di Patanjali erano comprensive dei commenti di Vyasa, di Vacaspati Mishra e talvolta di Shankara Bhagavatapada. E soprattutto il commento di Vyasa sembra essere effettivamente parte integrante del testo. Tanto è vero che a volte succede, come ho detto nel primo, scrive queste cose qua. Quindi sembra che sia l'unico autore che ha scritto dei sutra che sono decisamente incomprensibili, diciamoci la verità, che è la caratteristica stessa del sutra. Immagino che andassero imparati a memoria. E poi il tutto è spiegato con i commenti che sono scritti con un linguaggio discorsivo. Non leggere i commenti, secondo me, non permette di comprendere cosa sia lo yoga. E dove è scritto? Qual è la definizione di yoga nello Yoga Sutra? Beh, lo scrive all'inizio. Dunque dice, lo yoga è la pratica del samadhi. Punto. Questo lo dice Vyasa. E una cosa interessante è che il Vacaspati Mishra, nel suo commento, dice: ma state attenti, che yoga non significa unione. La parola yoga deriva dalla radice yuj, che in origine significa contemplare, e non dalla radice yujir, congiungere, nel qual caso significherebbe congiunzione, unione. Beh, è una cosa molto interessante. Comunque sia, questo farebbe discutere molti se avessero la voglia di discutere, perché lo yoga, yoga significa unione, lo yoga è unione, è uno slogan che va per la maggiore. Yoga significa contemplare, yoga significa pratica del samadhi. Appunto lo trovo assai interessante, solo che bisognerebbe vedere cos'è il samadhi. Se lo yoga è la pratica del samadhi, bisogna ovviamente cercare di sapere cos'è il samadhi. Samadhi è uno stato naturale della mente. È uno dei dharma, così vengono chiamati, della mente, e questo ci mette un po' di difficoltà. Quindi dice, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticare per arrivare ad uno stato naturale mente. Questo significa, secondo me, che lo yoga non è altro che una serie di tecniche pratiche volte a sciogliere i nodi che impediscono l'espressione del vero sé, stavo per dire, ovvero la piena espressione dei pensieri, dell'energia, del corpo, della mente e della parola. Andiamo un attimo a leggere cosa dice di preciso il commento di Patanjali, scusate, il commento di Vyasa su Patanjali, che è sempre molto, molto interessante. Questo è il versetto 1.1. Molti di solito, quando parlano dell'inizio, i Patanjali del primo versetto citano l'1.2, quello che parla delle vritti. In realtà 1.1, e ci sono dei dettagli, dei significati che non sempre prendiamo in considerazione. 1.1 recita Atta Yoga Nushasanam. Ah, non fate caso agli accenti, sono toscano e pronuncio sempre alla toscana. Quindi Atta Atiyaka significa ora, adesso. Yoga viene tradotto da Vyasa con pratica della samadhi, pratica
pratica della concentrazione e contemplazione insieme. Anushasanam, attenzione, perché vuol dire un testo rivisto e commentato. Quindi non è il testo originario. E è molto interessante perché Vachaspati Mishra dice: Patanjali non afferma di essere il creatore di questo metodo, perché questo metodo, lo yoga, l'insegnamento, come tutti sappiamo, è stato dato per la prima volta da Hiranyagarbha. È una news. Ora, Hiranyagarbha è il nome che di solito si dà a Brahma, oppure ad una forma di Brahma o della divinità che corrisponde al mondo dei sogni, cioè il mondo di Veglia, in cui si parla di Vaishvanara, l'uomo universale, il mondo di sogno in cui si parla di Hiranyagarbha e il mondo di sonno profondo in cui si parla di Ishvara. Hiranyagarbha vuol dire più o meno germe d'oro, grembo d'oro, e è il nome di una serie di scritture e anche il nome di un maestro Jaina. Un maestro del jainismo. Comunque, già questo è uno scoop. Secondo Vishva Mitra, è il più noto commentatore dopo Vyasa, il testo è stato revisionato da Patanjali e qui già cambia qualcosa, cambia tutto. Per capire il testo, sempre secondo Vishva Mitra, bisogna conoscere i Veda, bisogna conoscere le scritture intesi come Purana e bisogna conoscere i poemi epici. Poi bisogna praticare, se si è studenti, i tapas e quello che lui definisce yoga arché. Beh, c'è scritto nel commento. Quindi è un testo revisionato che parla del lo yoga come pratica del samadhi. E tornando a Vyasa, dice: lo yoga è la pratica del samadhi. Il samadhi è una caratteristica della mente che pervade tutti i suoi territori, bhumi. I cittabhumi, i territori della mente, sono il territorio della confusione, Kshipta, il territorio dell'ottusità, Muda, il territorio dell'eccitazione, Vikshipta, il territorio della concentrazione, Ekagra, e il territorio cosiddetto controllato, Nirodha. Questi cinque città, bhumi, sono gli stati della mente e corrispondono grosso modo ai cinque regni di esistenza del buddismo. Quindi, per chiudere qui, secondo i commenti di Vyasa e di Vachaspati Mishra, lo Yoga Sutra non è l'insegnamento di Patanjali, ma è la revisione di Patanjali ad un insegnamento precedente che risale ad un certo Hiranyagarbha. 2. Lo yoga non significa unione, significa contemplazione, parla di una radice yujiro, ovvero samadhi. Yoga, che è una tecnica, una disciplina insegnata da Hiranyagarbha, è la pratica del samadhi e consiste nel far pervadere con questa qualità della mente,
Samadhi è una qualità dharma della mente, i cinque territori della mente, Kshipta, Mula, Vikshipta e Kakra e Niruda. Ora è bello riflettere su queste cose, anche perché c'è tutta una serie di luoghi comuni. Patanjali è il padre dello yoga, yoga vuol dire unione, tutte cose che hanno una loro verità, un loro fondamento di verità. Ma se si leggono i commenti, pare che inizia così. Cos'è lo yoga? È la pratica del samadhi. Tutto il libro poi parla di come ottenere questo samadhi, ovvero come riportare la mente a questa sua qualità naturale che è detta samadhi. È possibile in un corso di 60 ore o 100, 250 approfondire questi temi? O piuttosto non è che si insegnerà una qualche banalità molto generica e si faranno vedere due, tre, quattro posizioni che sono ginnastica, la ginnastica necessaria per uno yogi che vuole fare yoga alchemico. Beh, ad ogni modo, questo è quanto è scritto nei commenti, secondo le traduzioni più comuni. Queste che ho citato, ad esempio, sono tratte da Rama Prashad o Rama Prasada e da Ganganath Jha. L'ultima versione del libro di Rama Prasada, l'ultima edizione del 1924, mentre quello di Ganganath penso che sia l'ultima del 1912. Buona giornata.